Tempo reale. Tempo reale. L'informazione in diretta della provincia di Rimini. Tempo reale. Però a me piaceva Roxanne dei Police, perché non l'abbiamo ascoltata tutta. Quanto è rock Roxanne, eh? No. No, sai, no, è la ispirata a Noé de Bergerac, ma no? Certo, beh, certo, è quella sola di Rossana noi conosciamo, tranne che le rosse Rossana. Le caramelle. Presente. Buongiorno Andrea Polazzi, sono 14:04. 14, tra un mese è San Valentino, così mi è venuto in mente. Mamma mia, Andrea, io ho delle date di riferimento. San Valentino è una tua data di riferimento? Ma certo, certo. Sei romantico tu, Andrea Polazzi? Io assolutamente, ma non, cioè, che cosa fai per San Valentino normalmente? Niente. Perché allora ti viene in mente? Ascolto te che sproloqui contro San Valentino di solito. Qua in onda dicendo questa non è giusto, perché a me non piace, ma lo sappiamo, ma che sempre, sei vecchia dentro. Sì, ma da sempre, infatti, cioè anche proprio quando ero giovincella. E vabbè, sono fatta strana, che ti devo dire. Allora, stranamente sono le 9:05, noi siamo già pronti ad iniziare, ma neanche più di tanto, pronti a raccontarvi un po' tutto quello che insomma accadrà e può accadere o è già accaduto. Notizia dell'ultima ora, ma già lo sapete tutti, perché insomma non si fa altro che parlare di questo, che Djokovic non ha avuto il visto per stare in Australia e quindi insomma niente Australian Open, da quello che ho capito. No, perché, però se vogliamo cominciare vaccino, da questo punto no, di vista, no, vabbè, ma solo no, un attimo. Io solo un attimo per dire invece che applaudiamo tutti Lucia Bronzetti, la verucchiese, che bravo, si è qualificata questa notte superando i tre turni di qualificazione per il main draw del Grand Slam, del primo Grand Slam. Aspita, in tabellone ufficiale della sua giovane carriera. Speriamo che sia il primo di tanti. Bravissima, quindi un applauso. Lucia, lei sì che va gli applausi, che vanno gli applausi. Invece io concordo con quanto ha detto Panatta sulla questione Djokovic, che sono questi ragazzi. Ciao Adriano, so che ci segue sempre. Sì, ho letto, non so se sia vero, perché poi quando leggi queste cose il rischio che siano delle scempiaggini c'è sempre. Però dicevano, sai, che quelli che giocano a tennis sono dei ragazzi con i pantaloncini corti, anche lui lo è stato, che tirano delle pallate o dei pallettoni, non ho ben letto, e quindi insomma che non ci si prenda troppo sul serio, un po' ha recuperato. Credo che così siamo in un'epoca in cui il non prendersi troppo sul serio sia praticamente impossibile per molti, non per tutti ovviamente, ma per molti. Soprattutto quando queste notizie aprono addirittura i TG della mattina a livello nazionale. Poi io capisco che c'è anche tutta una dimensione politica, perché qui si rischia l'impasse tra Australia e Serbia, quindi attenzione. Vabbè, noi la lasciamo lì, la facciamo commentare ai giornalisti sportivi, ai giornalisti della cronaca e dell'attualità a livello nazionale. Noi invece applaudiamo questo bel risultato per la nostra Lucia, un'atleta di casa nostra, molto brava e molto desiderosa di fare bene, quindi le auguriamo il meglio e siamo pronti a partire dandovi subito i nostri contatti. 337 511 336, questo è il numero lo con cui io potete raggiungerci con messaggi, audiomessaggi, domande, riflessioni. Oggi è venerdì, per cui magari che cosa le famose riflessioni del venerdì. La riflessione del venerdì, dovremmo aprire una rubrica le riflessioni del venerdì, perché il venerdì apre un po' a questo desiderio di fare un bilancio della settimana. Che ne so, anche un bilancio dell'anno. A me non è mai successo. Che ne so, anche un bilancio della vita proprio, se devi decidere. Cioè, capito? Il venerdì. Il venerdì. Perché bene, così. È bello, vabbè, conoscere, sapere queste sapere cose. Sapere queste cose, questa filosofia pura. Stavi dando dei contatti, ti ricordi? 337-511-336. Poi c'è la nostra pagina Facebook, dove siamo già operativi e attivi, dove arrivano anche i primi messaggi. Antonio, tampone d'uscita, ti auguriamo che vada tutto per il meglio. Ti auguriamo una giornata negativa. Negativissima. Negativissima. Oggi, Antonio, proprio guarda, eh. Buongiorno e buon weekend anche a Palmina. Buongiorno a Demis, buongiorno a Sabrina. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, anche a coloro che non ci mandano i saluti, ma e noi che non ci guardano, perché no, non è che noi ci scandalizziamo. No, assolutamente, quello sia mai. Allora, siamo pronti a partire. Va bene, allora cominciamo dalla cronaca. Partiamo dalla cronaca. Per tornare a parlare dell'omicidio di Nicola Donadio, il 49enne che è stato ucciso 2 giorni fa a Misano con un bilanciere dal suo vicino di casa, un cittadino sloveno, Edi Zegarak. Un delitto che ieri ha avuto un'evoluzione non nelle indagini, ma in quello che poteva esserci dietro a quanto accaduto, con un intervento prima dell'avvocato della vittima, l'avvocato Mario Erbetta, e poi dell'amministrazione di Misano. Allora il nostro Lamberto Abbati ha cercato un po' di mettere in fila questi elementi all'interno di questo servizio. Sentiamo. Nicola Donadio viveva nel timore, aveva paura che Edi Zegarac, il suo vicino, potesse aggredirlo ancora. A raccontarlo è Mario Erbetta, avvocato della vittima.
e a lui che Donadio si era rivolto dopo l'aggressione subita lo scorso 24 giugno per mano dello sloveno. In quell'occasione Zegarac spintano a terra Donadio, gli ruppe il telefonino e lo minacciò brandendo una falce. La vittima in precedenza lo aveva rimproverato perché ogni volta che lo sloveno si faceva la doccia fuori dalla sua roulotte faceva entrare l'acqua all'interno del prefabbricato di Donadio. Tra i due i rapporti erano tesi da tempo, a tal punto che il 49enne, divorziato, padre di 4 figli, aveva querelato lo sloveno. L'avvocato Erbetta ha svelato di aver chiesto a suo tempo al comune di Misano, attraverso una mail certificata, di allontanare Zegarac da quell'area o in alternativa di trovare una nuova sistemazione, magari in una casa popolare, per Donadio, invalido al 67%. Questa tragedia, dice il legale, si sarebbe potuta evitare se solo l'amministrazione non avesse sottovalutato il caso. La replica del sindaco di Misano Fabrizio Piccioni non si è fatta attendere. Mai ho avuto richiesta di appuntamenti o contatti diretti con la povera vittima né con l'avvocato Erbetta, che oltre alla missiva di cui parla non ha mai chiesto alcun incontro con il sottoscritto né con l'assessore ai servizi sociali. Piccioni infine, nel ribadire di non sentirsi né moralmente né giuridicamente responsabile in alcun modo per quanto accaduto, ha auspicato che si evitino strumentalizzazioni di un dramma che tocca umanamente tutta la comunità misanese. Questi gli ultimi sviluppi, io non mi soffermerei oltre, anche perché appunto ci sono stati questi botta e risposta, non sappiamo neanche se sia finita lì o se ci saranno ulteriori capitoli su questa discussione. Il dato di fatto purtroppo è il tragico evento che è accaduto e non si tratta comunque di una fatalità, ecco. Sì, esatto, da una parte l'idea che si poteva evitare, però su questo tante volte quando avviene una tragedia poi si va a ripescare un po' i passati e si dice sì, forse l'hai evitato oppure no, chissà. E dall'altra parte credo anche la buona fede del sindaco Piccioni, che probabilmente non è facile per un'amministrazione trovare le risposte per le persone che sono in difficoltà. Sappiamo bene come anche questo lungo periodo di emergenza abbia messo in difficoltà i servizi di welfare. Io penso anche che l'idea che era stata trovata di dare comunque una soluzione, magari sì, non così insomma ottimale come molti di noi pensano, no? Vivere in una roulotte, in un prefabbricato, ma quando uno si vive quando uno vive una situazione difficile, magari l'alternativa è la strada, anche quello poteva essere una soluzione. Poi è chiaro, ci sono tante domande che si aprono, immagino anche nel dolore delle persone che in qualche modo, nonostante magari non ci sia nessuna responsabilità effettiva, comunque si sentono coinvolte in quanto è accaduto. Probabilmente è una domanda che bisognerebbe porsi come intera comunità di fronte magari alle difficoltà che vivono le persone. Qui chiudiamo la cronaca, poi chiaramente noi seguiremo anche eventuali evoluzioni di quanto è accaduto. Torniamo invece alla ricorrenza di ieri, al 13 gennaio, una data impressa nella memoria di molti, la data purtroppo del naufragio della Costa Concordia. 32 le vittime, ieri se ne è parlato un po' in tutti i media, anche a livello nazionale ovviamente, ho visto anche alcune piattaforme che hanno pubblicato dei documentari e degli approfondimenti. Ricordiamo che tra quelle 32 vittime purtroppo c'erano anche due riminesi, un papà e la sua bambina di 5 anni, Williams e Diana. Tra l'altro i loro corpi non sono stati ritrovati subito, ma circa un mese dopo il naufragio, era il 20 di febbraio quando il corpo di Diana è stato ritrovato. Tanta la commozione in quei giorni, ieri il ricordo, ieri in tanti sono anche andati al Giglio proprio per la commemorazione che era stata organizzata, anche con una suggestiva fiaccolata. Proprio così, tra questi c'erano anche le sorelle Brolli, Vanessa e Federica. Chi ha seguito questa vicenda già dall'inizio e quindi si ricorda quello che accadde esattamente 10 anni fa, sa bene che tra i sopravvissuti c'erano i membri di questa famiglia, una famiglia numerosa fatta di 14 persone, perché era l'occasione di festeggiare i 50 anni di anniversario di matrimonio dei nonni. E loro vivono a Misano Adriatico in parte, altri vivono anche in altre parti, addirittura in Germania, e quindi era stata una grande occasione di festa. Vanessa, Federica, i loro genitori, Omar, il fratello, che fu anche particolarmente riconosciuto in quei giorni proprio per il suo atto eroico, possiamo definirlo così, perché non solo salvò se stesso ma salvò anche la nonna, che aveva una disabilità, ed altre persone disabili. Tra l'altro i membri
membri della famiglia si trovavano tutti in posti diversi nel momento della tragedia e quindi ognuno in qualche modo deve la vita, perché fortunatamente si salvarono tutti, ad atti di coraggio anche di persone molto semplici. Noi ieri, mentre Vanessa e Federica, che appunto sono andate al Giglio per la commemorazione, in particolare per la fiaccolata di ieri sera, le abbiamo raggiunte al telefono, erano in viaggio verso l'isola Toscana e insomma ci hanno un po' raccontato questa loro emozione. Vi proponiamo questa intervista, è ampia, sono 11 minuti, ma pensiamo meritino tutto, tutti questi minuti, in particolare la voce, quella di Vanessa. Sentiremo in fondo anche Federica. Vanessa a quel tempo aveva 14 anni, quindi era veramente un'adolescente, e sentirete nell'intervista che lei fa riferimento alle serie di interviste e testimonianze che poi sono diventate un podcast di Pablo Trincia. Si intitola questo podcast Il dito di Dio, perché è una frase che lui si è sentito dire da alcuni sopravvissuti, cioè come loro mettersi in salvo in qualche modo abbia anche qualche cosa di miracoloso. Un podcast bellissimo, io ho cominciato ad ascoltarlo ieri sera, è sulla piattaforma Spotify, sono puntate da 40-45 minuti. Tra l'altro nella prima puntata c'è proprio la voce di Vanessa, di Federica e del fratello Omar, e sentite proprio come Vanessa e Federica ricordano quelle giornate. Vi proponiamo l'intervista. 10 anni sono passati da quella tragedia che ha coinvolto tutti noi, che ha coinvolto tutta l'Italia e non solo, in particolare nel nostro territorio riminese abbiamo vissuto ore di grande apprensione per delle persone che vivevano proprio sul nostro territorio e che erano su quella nave. E tra questi sopravvissuti, per fortuna, c'era la famiglia Brolli. Noi siamo in collegamento con Vanessa e Federica, che al tempo erano delle ragazze molto giovani e che proprio oggi, dopo 10 anni, tornano sull'isola del Giglio. Vanessa, buongiorno. Ciao, salve. Vanessa, tu e Federica avete deciso di partecipare. Oggi ci saranno diversi momenti celebrativi con la fiaccolata. Ecco, perché avete deciso di andare? Allora, diciamo che tra una cosa e un'altra ci abbiamo pensato molto, perché in tutti questi anni non siamo più ritornati, nel senso è stata l'ultima volta che abbiamo visto quell'isola, è stato proprio il giorno dell'incidente. E devo dire che dopo 10 anni, anche ringraziando comunque il podcast uscito che abbiamo fatto insieme a Pablo Trinta, ci ha un po' spinto a voler partecipare a questa cosa. E sarà sicuramente una cosa emozionante, perché comunque ritornare per la prima volta dopo tanto tempo è sicuramente toccante, però ci tenevamo tanto ad essere di presenti e a far sentire in qualche modo anche la nostra vicinanza. Vanessa, ricordare quei giorni, perché poi in questi giorni anche voi avete avuto tante persone che vi hanno chiesto, probabilmente anche in questi anni vi hanno chiesto di raccontare, com'è ricordare? Sicuramente non è facile, perché in questi 10 anni sia io che i miei fratelli e i miei genitori in generale, comunque tutta la famiglia, ci siamo sempre chiusi in noi stessi, abbiamo cercato di parlarne il meno possibile, proprio perché comunque ci siamo... cioè, eravamo abbastanza scioccati da questa cosa e io personalmente non me la sentivo di affrontare il discorso. Quindi diciamo che dopo tutti questi anni riparlarne non è stato facile, però allo stesso tempo ci siamo, diciamo, liberati di un peso che ci portavamo un po' dentro, no? Tu, Vanessa, hai detto che hai scoperto un po' quello che avevano provato i tuoi fratelli ascoltando il podcast di Pablo. Esatto, sì, infatti proprio ascoltando il podcast molte cose comunque ci siamo confrontati e ci siamo detti che era la prima volta che ascoltavamo determinate cose, tipo mia sorella molte cose che avevo passato io non le sapeva, come il fatto che magari sono svenuta, non sapeva vari avvenimenti che erano successi, io uguale, e quindi è stato bello anche per quello, perché non so, magari le persone diranno che strano, loro in tutti questi anni non si sono raccontati niente, però proprio questo fa capire che comunque è stato talmente brutto vivere quella sensazione che era difficile anche solo parlarne. Noi come siamo tornati a casa dal giorno stesso non ne abbiamo più riparlato, non abbiamo più affrontato il discorso e siamo andati avanti in qualche modo, no? Poi ognuno giustamente affronta le cose in maniera totalmente diversa, da come si può anche capire nel podcast. Tu, ricordando quei momenti così concitati, hai detto che hai avuto la possibilità di incontrare l'umanità bella e l'umanità invece che dalla paura reagisce in modo assolutamente inaspettato.
sì, comunque quando succedono dei casi del genere ti rendi conto proprio che cosa riesce a fare un essere umano, no? L'istinto di sopravvivenza che si scatena in questa persona e quindi da un lato c'è il bello, perché comunque anche noi che eravamo in famiglia pensavamo più a, perlomeno io, a mia sorella, a mio fratello, a mio padre, a mia madre, piuttosto che a tutto il resto, e a me stessa in primis. E quindi quella è la parte bella. La parte brutta è che non guardi in faccia nessuno e pensi appunto soltanto al tuo cerchio, no? Quello che per te è la famiglia. E vedere sicuramente determinate scene non è stato bello, perché ti fa capire anche, no, l'istinto un po' animalesco, tra virgolette, che esce fuori in una persona. Vanessa, se dovessi dire a chi devi la vita, chi metteresti per primo? Ah, sicuramente a mio padre. A mio padre, perché è stato lui a salvarmi, a buttarmi dentro la scialuppa. Probabilmente se non fosse stato per lui io non avrei mai avuto il coraggio, comunque essendo anche molto piccola, di andarmene da sola e cercare di salvarmi, perché essendo stati tutti comunque ognuno, eravamo in 14, quindi comunque ognuno poi ha vissuto la propria esperienza, perché eravamo tutti separati nel momento dell'incidente, quindi lui ci ha preso, a me e mia madre, ci ha messo in salvo, quindi sicuramente lo devo a lui, che purtroppo oggi non c'è più. Penso che oggi viviate questa giornata anche per lui, che insomma comunque è stato così prezioso nel darvi quasi una seconda vita dopo quella che vi aveva dato con la mamma. Esatto, infatti sarà molto, molto toccante anche per questo rivivere quel momento, sicuramente, anche se non se n'è andato in quel preciso giorno, in quel preciso istante, comunque è bello, perché lo sentiremo vicino sicuramente, sia io che mia sorella. Noi abbiamo vissuto anche poi la tragedia invece di due vittime della nostra provincia, di Williams e Diana. So che dopo qualche tempo anche tu hai cominciato a pensare a loro. Certo, non ho mai smesso di pensarli, soprattutto perché comunque sapevo che vivono molto vicino a dove sono io, quindi era inevitabile sentirne parlare sempre. Non ho mai avuto, sia io che la mia famiglia, il coraggio di farmi sentire magari alla loro famiglia, perché comunque in quel momento non sapevamo cosa sarebbe stata la cosa giusta, e quindi abbiamo avuto quel rispetto di far vivere il loro dolore senza troppe cose attorno. Però è sempre rimasto i nostri pensieri sia il padre che sicuramente la bambina, e tuttora sarà così e lo sarà pure oggi, assolutamente. Dopo 10 anni inevitabilmente per te, Federica, Omera, che oggi vive in Spagna, c'è un po' forse anche dover tirare un po' una riga su quello che è accaduto, no? Che cosa ti senti, cosa senti nel tuo cuore in questi giorni? Sono giornate un po' toste, perché comunque era da tanto tempo che non se ne parlava. Da un lato sono contenta, perché finalmente si percepisce quello che hanno vissuto le persone, quello che abbiamo vissuto noi, piuttosto che il contorno, che è stato un po' la vicenda di Schettino, perché in tutti questi anni alla fine si è parlato solo ed unicamente di chi fosse stata la colpa, quello che fosse successo quella notte, perché è successo, e non si è parlato delle vite umane che in realtà hanno vissuto questa cosa. Quindi sono sicuramente contenta per questo, perché è un omaggio, diciamo, alle persone che non ci sono più, ed è giusto che vengano ricordate e che non si smetta di farlo. Dal lato non è semplice, perché appunto ti ritornano in mente tanti ricordi e diciamo che non è facile, perché comunque è un trauma ed è un dispiacere che non se ne andrà mai nei nostri pensieri, e riviverlo non è semplice. Crediamo che nonostante tutto sia doveroso essere presenti e parlarne, far sentire la nostra voce in memoria appunto per tutte le persone che non ci sono più. Pensi che quello che è accaduto, tu eri molto piccola, possa aver influenzato sulle tue scelte di adulto? Ormai sei una giovane donna, pensi che possa in qualche modo aver influito? Beh, sicuramente a 14 anni non hai la stessa testa che magari la puoi avere a 24, sono ancora molto giovane, però nel corso di 10 anni comunque una persona cambia totalmente. Ad oggi sicuramente avrei
Non lo so, me lo sono chiesta anche io, mi sono fatta anche io questa domanda. Sicuramente a 14 anni ero totalmente nelle mani della mia famiglia, comunque non avrei mai potuto riuscire a fare qualcosa da sola o avere lo stesso istinto che magari ha avuto mio fratello. Però ad oggi sicuramente avrei reagito in modo differente e avrei costretto probabilmente mio padre a entrare dentro la scialuppa sicuramente con noi, con me e mia madre. Se ci fosse l'opportunità la rifarei, se non la dovessi rifare non è per la paura che potesse risuccedere, perché veramente sarebbe strana come cosa. Non l'ho mai fatta perché mi verrebbero in mente troppi ricordi, ed è quella sicuramente la cosa brutta, perché inevitabilmente entrando dentro una nave, comunque anche se sono diverse fra loro, sono molto simili come aspetto e quindi non l'ho mai più rifatta per quello. Però chissà, magari in futuro se si presenterà l'occasione vedremo. Comunque bisogna affrontare le cose e non avere paura. È sicuramente un'altra possibilità di vita, no? Cioè magari non ci si pensa, però è un dono. Sicuramente avendo vissuto questa cosa a 14 anni mi ha tolto un po' quella spensieratezza che deve avere un adolescente, no? Perché comunque sono iniziate varie paure. Io sono una persona che ha sempre viaggiato fin da piccola, comunque avendo la mia famiglia molto lontana, i nonni eccetera, ho sempre preso aerei, traghetti, e quindi da quel giorno non ho più vissuto con la stessa spensieratezza, con la stessa tranquillità i miei viaggi, che sia magari un aereo piuttosto che appunto un traghetto, una macchina. Non è bello, perché appunto per una ragazza di 14 anni non dovrebbe essere così, però ho sempre affrontato comunque le cose, ho tenuto la mia paura, però l'ho sempre affrontata, e perché comunque è giusto così, ho solo 24 anni, tutta la vita davanti e non bisogna vivere con l'angoscia. Tutto ciò che abbia detto mia sorella, io mentre lei parlava consentivo con la testa, perché tutto ciò che penso assolutamente anche io. E come diceva lei prima, sicuramente l'unione fa la forza, ed è questo che ci ha portato anche oggi a prendere, avere la forza di prendere, ad andare, che è un modo per sentirci vicino a chiunque sia lì. Tra l'altro, Federica, anche quel giorno eravate separati, no? Questo momento di salvataggio è stato in modo separato, esatto, oggi siete insieme. Divisi. Oggi siamo insieme, sì. E queste le parole di Vanessa e Federica, una testimonianza, un ricordo a 10 anni da quel giorno che resterà per sempre impresso nella loro memoria. Proprio così, tra l'altro noi abbiamo realizzato, l'ha fatto Andrea, anche uno speciale riprendendo un po' i materiali di quel tempo, ne avevamo seguiti insomma benché nel nostro piccolo quello che era accaduto, e poi anche il riverbero di questa vicenda nel nostro territorio. Avevamo intervistato Federica, che è appunto la sorella più grande, avevamo intervistato Omar, eravamo andati anche alle esequie delle vittime, ecco, c'era il nostro vescovo che ricordava questa tragedia come una tragedia dell'intera comunità. Se lo volete andare a recuperare, Icaro Play, Andrea. Icaro Play, sì. facile, così insomma, come recuperabile sul nostro sito l'intervista. Li ringraziamo ancora, insomma, sentite una ragazza di 24 anni come Vanessa, anche come questa storia l'abbia particolarmente cambiata, e lei dice non vi sorprendete se noi in 10 anni praticamente di questa cosa non abbiamo mai parlato. Tra l'altro lei accenna nell'intervista la scomparsa del papà, infatti, che ebbe anche un ruolo importante, portò in salvo anche altre persone, lui fu uno degli ultimi che lasciò la nave quella tragica sera, tragica notte, e morì il papà di Federica, Vanessa e Omar nel maggio del 2013, quindi poco più di un anno. Nell'intervista che Maurizio Ceccarini fece, che poi si trova nello speciale, a Omar e Federica, Federica diceva: quella è stata la prima volta, credo, che ho detto ti voglio bene a mio padre. È così, sono passati 10 anni e noi l'abbiamo voluto ricordare. E Demis dice: brave alle due sorelle, complimenti. E noi ci associamo e diamo il buongiorno anche a Mario. Adesso vi segnaliamo invece quella ascoltatelo il dito di Dio, e ve lo consiglio, Pablo Trincia, questo bel podcast proprio sulla tragedia della Concordia, con tante voci di protagonisti. La prima voce, vi dicevo, io ho cominciato ad ascoltarlo ieri sera, è la voce del sommozzatore, di uno dei sommozzatori che arrivò sul Giglio nel giro di pochissimo tempo, e fu insieme ai colleghi colui che andò
recuperare anche i corpi purtroppo delle vittime. È straziante sentirlo, perché racconta di come trovarono tante persone, alcune abbracciate, alcune insomma già insomma, ascoltatelo. Vi diamo una comunicazione che è una comunicazione di servizio, ma grande molto attenzione importante. Perché ci sono alcune zone della nostra città, in particolare ci è stata segnalata nella zona di Torre Pedrera. Facciamo se non vedere sbaglio. Anche una foto. Abbiamo anche il volantino, che è stata tappezzata da questo volantino, con questa comunicazione. Ve la leggo, così insomma vi fate io un'idea. Io vorrei chiamare anche il numero. Per tutti gli abitanti di questo comune, per tutti i gestori, si parla di Enel, Iren, A2A, AGSM ed altro, nei prossimi giorni il nostro personale, si legge, qualificato e munito di tesserino di riconoscimento aziendale, passerà per ragioni di sicurezza comune a spiegare e rilasciare porta a porta i sistemi di sicurezza per il gas metano, monossido di carbonio, GPL, e i sistemi per la sicurezza antincendio. E poi si danno le indicazioni anche sull'orario, dalle 9 del lunedì alle 18 per tutta la settimana. Ecco, attenzione, c'è un numero di telefono per informazioni e quant'altro. In realtà noi, andando a fare delle ricerche, cercando anche di contattare gli uffici stampa di SGR, insomma, sembra una cosa un pochino di truffaldino. Almeno il medesimo volantino è stato, l'abbiamo trovato, pubblicato su alcuni articoli riferiti ad una truffa, in quel caso avvenuta nel Bresciano, dove sono stati venduti questi presunti impianti, presunti sistemi di sicurezza per centinaia di euro, circa 400, quando invece hanno un costo di poche decine di euro, e sono state vendute appunto porta a porta. Dopodiché appunto c'è stato un intervento da parte delle forze dell'ordine che ha scoperto un po' la vicenda, e quello che ci è balzato agli occhi è che nelle foto riferite a quel episodio specifico c'era il medesimo volantino che oggi si trova pubblicato, si trova affisso in varie zone del nostro territorio, in particolare in questo caso di Torre Pedrera. Allora, questo ci lascia pensare che possa essere, diciamo così, la medesima matrice. Allora, diciamo che quello che insospettisce, io lascerei ancora un attimo questo volantino che ci aiuta, è il fatto che non è molto specifico. Normalmente no. Non è che dici di questo per tutti i gestori Enel, Iren, Azza, AGSM e altro. Ma che cosa significa? Di chi sei? Cioè, nel senso, da molto l'idea di un volantino. Non lo sappiamo, chiamiamo, sentiamo se ci rispondono. Magari proviamo con il nostro Matteo a capire se qualcuno risponde, cerchiamo di capire chi siano questi soggetti. Perché il dubbio che sia una truffa c'è. Noi chiaramente, però, vogliamo anche fare delle verifiche puntuali, proviamo a fare il nostro mestiere, cerchiamo di capire. Matteo, ci metti in collegamento con il numero, proviamo a sentire se ci risponde qualcuno, un attimo solo, lo proviamo insieme, così magari anche chi ha visto questo volantino, a noi è stato segnalato nella zona di Torre Pedrera, però probabilmente poi c'è anche in altre zone della città, anzi fateci sapere se trovate qualche cosa, proviamo a sentire, ecco questo è il numero. Suona, molto bene. Dobbiamo chiedere informazioni, giusto? Possiamo chiamare questo numero per chiedere informazioni. Intanto noi rimettiamo il volantino. Sì, un attimo solo, perché cercavo delle notizie riferite a dove è stato trovato. Buongiorno. Il medesimo. Buongiorno. Attualmente non possiamo rispondere alla chiamata. Siete pregati di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Lasciamo un messaggio. Salve, sono un cittadino di Torre Pedrera, avrei bisogno di capire chi siete e che cosa farete nei prossimi giorni per aiutarmi con la gestione del gas metano. Se potete, richiamate lo 0541 785 785. Aspettiamo una risposta. Grazie e buona giornata. Intanto io ho fatto delle ricerche mentre tu lasciavi messaggi a questo numero, dove stranamente non risponde nessuno. Poi con questa perché, voce di quelle fatte al computer è veramente terribile. Ho trovato sul sito della Questura Polizia di Stato di Bologna questa notizia, la leggo così com'è. Il titolo è: arrestato l'autore di una truffa dei rilevatori di gas sfociata in rapina. Ecco, se si può staccare sull'immagine che ho davanti, quello che emerge è che è il medesimo volantino, sempre da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, e nell'Iran per tutti arrestato? Gli abitanti.
e leggo: nella mattinata del 22 luglio 2021, nell'ambito di un'attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna, la squadra mobile ha tratto in arresto un pregiudicato bresciano in esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal GIP per il reato di estorsione e rapina aggravata ai danni di una coppia di anziani. Il provvedimento trae origine da alcuni eventi occorsi nella città di Bologna, quando si assisteva ad un proliferare di truffe ai danni di persone anziane mediante la tecnica del cosiddetto rilevatore di gas. In pratica, leggo la notizia che risale a luglio di quest'anno, presso le abitazioni delle vittime si presentavano alcuni addetti all'installazione di tali impianti, la cui funzionalità è in corso di accertamento, che millantando una obbligatorietà di legge inesistente installavano alcuni dispositivi per il rilevamento delle fughe di gas previo pagamento di un canone una tantum di circa 400 euro a dispositivo, di certo di gran lunga superiore al reale valore di mercato. E poi in una di queste occasioni, zona Riva di Reno, c'era stato qualcosa che oltre. A questo punto, Andrea, la truffa è acclarata. Scorrendo ancora, vediamo quanto all'epoca era stato sequestrato dalla polizia. A noi abbiamo fatto vedere di, anche il numero. Dalla polizia appunto di Bologna, e vediamo proprio il volantino che adesso si trova affisso in tante zone del nostro territorio. Quindi, insomma, grande attenzione. No, cioè non solo grande attenzione. E segnalate. È evidente che è una truffa, per cui ringraziamo chi ci ha segnalato questa cosa, perché probabilmente zona di Torre Pedrera tappezzata, immaginiamo che arrivi anche altri. Il volantino lo vedete, non hanno avuto neanche volantino la compiacenza di cambiare carattere al volantino. È il medesimo volantino che abbiamo visto nella precedente indagine. Quindi noi non fate entrare nessuno in casa. Tra l'altro noi il numero l'abbiamo mostrato perché è comunque di dominio pubblico, visto certo, che è affisso su tutto il territorio. Quindi attenzione, molta attenzione, non c'è bisogno di chiamare, probabilmente non serve perché non risponde nessuno, forse anzi è una tecnica apposita, no? Perché se tu non riesci a parlare con nessuno che ti dia delle informazioni certe o comunque allora la cosa migliore è eventualmente, se volete, chiamare l'ufficio clienti, ce ne sono sempre molto disponibili, se li trovate, insomma alle volte non è sempre così semplice, però provateci, del vostro gestore di gas in questo caso, o luce, perché si parla anche di Enel in questo caso, vabbè, però sai, rilevatore di gas, vabbè, comunque, e se volete essere certi, però diciamo che noi siamo abbastanza certi di ciò che vi diciamo, poi se non è così qualcuno ci smentirà e noi volentieri smentiremo che non si tratta di una... Però il fatto che l'avviso sia il medesimo sequestrato nell'ambito di un'operazione quest'estate è palese, ve li abbiamo mostrati entrambi ed erano identici. Identici, con la stessa scrittura, lì c'era stato un arresto, probabilmente potrebbe essere... Nell'ambito sì, insomma, di una ulteriore... Sì, e quindi evoluzione. Non fate entrare nessuno in casa, facciamo così. No. Anche con i tesserini. Anche e soprattutto se vi dicono che è obbligatorio installare una determinata un determinato impianto, ecco, non è obbligatorio. Non è obbligatorio. Ora noi magari abbiamo anche preallertato tramite, insomma, colleghi in particolare una società che nel nostro territorio si occupa proprio di distribuzione del gas nelle nostre case, nelle nostre abitazioni, e per cui speriamo anche magari possa arrivare la possibilità di parlare direttamente con qualcuno della società, nel caso diciamo che anche le nostre verifiche, semplicemente guardando un po' in rete, ci portano a questa valutazione. Guarda, prova a digitare anche il numero di telefono per vedere, sai che ci sono quei sistemi che ti dicono che numeri sono. Esatto. E vabbè, noi adesso vediamo questa segnalazione perché ci è arrivata e noi stiamo provando a fare anche così in tempo reale un po' qualche verifica. Diciamo che quei sistemi che danno una valutazione sui numeri, quello ora postato ha un'unica stelletta e si parlano, tra i commenti ti chiamano, si sente la musichetta e poi riattaccano, e commenti di questo tipo. Molto bene. E grazie per questa segnalazione, speriamo sia utile a chi ci sta ascoltando. Poi non è detto, non vogliamo metterci la mano sul fuoco che sia una cosa illecita, comunque sempre controlli, sempre avvisati prima, non arriva nessun addetto che da un momento all'altro entra in casa e vi chiede cose. E soprattutto gli addetti, e questo bisogna sottolinearlo, quando si tratta di aziende ufficiali non vi chiedono di pagare sul niente, momento dei sì, soldi, perché comunque ci sono altri sistemi, esatto, per anche nel caso ci sia qualcosa da installare, per andare a chiudere la trattativa e effettuare il pagamento, quindi non vi viene chiesto su due piedi di pagare qualcosa o di firmare un assegno. Bene, questo assolutamente. Noi aspettiamo comunque che ci richiamino, invece magari ci dicono no assolutamente, noi siamo pronti qua, noi per le informazioni che abbiamo siamo arrivati a questa valutazione.
E adesso andiamo a parlare, siamo riusciti a traslarlo fino alle 9:40 della situazione pandemica. Andiamo a guardare qual è la situazione alla giornata di ieri, ricordando che c'è in corso questo ampio dibattito sui bollettini, su cosa inserirci, su cosa non inserirci, tra l'altro anche con le regioni che ieri si sono fatte sentire con delle richieste al governo, di cui poi magari parleremo al rientro da questo servizio, che ci mostra invece come nella giornata di ieri i numeri siano tornati a crescere per quanto riguarda i contagi. Anche se negli ospedali c'è una crescita ancora non accentuata come quella dei primi giorni della settimana, ma sentiamo. Tornano di nuovo sopra quota 2000 i contagi in provincia di Rimini. Oggi sono 2104, ieri 1770, e ci sono purtroppo anche oggi 3 decessi, 3 donne, 2 di Rimini di 89 e 91 anni e una di Sant'Arcangelo di 96, 411 le guarigioni. Negli ospedali emiliano-romagnoli lieve aumento per le terapie intensive, 151, 3 in più rispetto a ieri, per 2/3 si tratta di non vaccinati. La popolazione over 12 non vaccinata oggi è un 12esimo del totale. Rimini scende da 17 a 16 intensive, torna invece consistente l'aumento dei ricoveri nei reparti, 71 in più per un totale di 2.558, e sale purtroppo a 38 oggi il numero dei decessi in regione, tra cui un 48enne di Parma e 5 persone tra i 51 e i 57 anni. In Emilia-Romagna i nuovi contagi sono 20.648, compresi 1.145 di Piacenza, non conteggiati ieri, su un totale di ben 72.500 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul totale dei test è del 28,5%. In testa c'è Bologna con 3.169 nuovi casi. Le guarigioni sono 3.824. I casi attivi superano quota 250.000, a oggi sono 259.464, rispetto a ieri 16.786 in più. Questi sono i numeri, io vi do le percentuali, visto che ci sono quelle aggiornate sull'occupazione dei posti letto: 17% in Emilia-Romagna in terapia intensiva, soglia del 20% per la zona arancione, 25% in area non critica, soglia del 30% per la zona arancione, ampiamente invece superato il dato dell'incidenza. Oggi si riunirà nuovamente la cabina di regia dopo il consueto bollettino, sempre molto discusso, lo diciamo, settimanale, con alcune regioni che di fatto rischiano anche il passaggio all'arancione, in modo particolare la Valle d'Aosta, che arriva al 54% dei ricoveri nei reparti, anche se in terapia intensiva è al 21%, parametri quindi da arancione. Comunque rischia anche la Calabria, e questo nell'immediatezza, dopodiché bisognerà valutare nel dettaglio quello che accadrà nelle prossime settimane. Le regioni tra l'altro chiederanno di adottare al governo le linee guida dell'ECDC per la definizione di caso Covid. Questo lo dice Zaia, questo organo ufficiale europeo. Chiarisce che devono essere soddisfatti due criteri: il soggetto deve avere malattie respiratorie o sintomi influenzali e deve risultare positivo ad un tampone antigenico molecolare. Il paziente positivo ma senza sintomi non è un caso, e questo è uno degli aspetti sui quali si vuole puntare. Liberiamo gli asintomatici, almeno la differenza nei bollettini futuri, vale a dire conteggiare solo le persone che manifestano dei sintomi e ovviamente aggiornare sulla situazione ospedaliera. Quindi diciamo che il nuovo bollettino potrebbe tenere conto solo di sintomatici e ricoveri, e anche sui ricoveri si chiede appunto la ridefinizione del contatto. Ad esempio, quello che dicono alcuni governatori: la partoriente che entra in ospedale e risulta positiva nello screening viene inserita tra i pazienti positivi. Si tratta di persone che sono in ospedale per altri motivi, non per il Covid. Il caso tipico più frequente è proprio quello della partoriente, e i governatori, i presidenti di regione chiedono che questa quota di pazienti, non vastissima ma che pesa sul passaggio da zona a zona, venga depennata dalle statistiche. Quindi quando noi andiamo a leggere i ricoveri legati al Covid,
in quei ricoveri ci sono anche le persone che sarebbero entrate in ospedale per altra patologia, certo, e che risultano positive al tampone d'ingresso. Diciamo che questo un po' era dato anche come elemento qualche tempo fa, cioè nel senso legati ad altre patologie a seguito di tampone per ricovero, che significa mi voglio recuperare o mi devo ricoverare per altre motivazioni. Poi però c'è anche il caso, perché poi insomma è chiaro, i casi sono tutti da prendere sempre nello specifico, che leggevamo ieri sui quotidiani, ma che avevamo seguito anche noi, perché insomma era stato candidato sindaco nella ultima campagna elettorale, Sergio Valentini, che era entrato in ospedale per una polmonite non legata al Covid, esatto, quindi una situazione magari che doveva curare, che poi purtroppo da un compagno di stanza, diciamo così, ha preso anche il Covid. Adesso e lui la situazione ieri è migliorata. Sì, e però ieri raccontava come ha rischiato comunque anche la vita, cioè perché due patologie che sono andate concomitanti. Esatto, proprio così, per cui effettivamente bisognerebbe fare sempre i distinguo, perché le storie sono tante. Tra l'altro, Andrea, secondo me possiamo andare a dare qualche elemento in più anche sui quotidiani nazionali che questa mattina ci aiutano. Da una parte c'è questo liberi tutti, liberi tutti, ridurre la quarantena. Questa è la esatto, stampa. Questa è la stampa, eliminare il tampone ed escludere i positivi asintomatici, come dicevi poco fa. Quindi insomma le regioni rilanciano sul governo delle nuove regole per provare a convivere con il virus e quindi non considerarlo più una pandemia ma un'endemia, insomma usiamo questi paroloni. Sta di fatto che c'è l'Istituto Superiore di Sanità che dice che è assurdo e il ministro Speranza che frena. Se ricordiamo che il ministro Speranza anche nelle prime ondate era quello sempre con più cautela, era quello che proponeva anche al governo tramite, insomma non era lui da solo ma con anche tutta la sua equipe di esperti, delle misure sempre molto forti anche per cercare di contenere il virus. La stampa intervista anche Andrea Crisanti, il microbiologo insomma diventato noto in questi ultimi due anni, che dice Draghi vuole fare come Johnson in Inghilterra, i governatori, quindi si parla dei presidenti delle regioni, farebbero di tutto sui numeri dei contagiati pur di restare in zona gialla, perché sappiamo poi che invece il cambio di colore, se in zona gialla sostanzialmente non cambia nulla, diciamocelo, invece con l'arancione, con il rosso poi effettivamente già siamo stremati dalla situazione, già c'è la difficoltà di vedere aperte le attività, negozi, attività anche di altro tipo, perché ci sono tanti contagiati. È chiaro insomma che il dibattito è ampio. Poi l'altra notizia anche a livello perché, nazionale, se non sbaglio, restano invariate le modifiche con le colorazioni, quindi il passaggio in zona arancione inizierebbe a comportare anche quei divieti di uscire, bravo, dal comune, dalla provincia e quant'altro. Se non con quindi tutta l'affare. Dopo ritorna anche il tema controlli. Delle autocertificazioni. Certo, autocertificazioni, controlli magari non sistematici come ci ricordiamo bene i primi tempi, dove c'era una sorta di posti di blocco tra comune e comune per dimostrare che potevi passare da un comune all'altro, con multe, con verifiche e quant'altro. L'ultima notizia, poi insomma sono tante le pagine questa mattina sui quotidiani locali, ho sotto mano la stampa e questa prendo, l'obbligo di vaccino non smuove gli over 50, oltre 2 milioni ancora da immunizzare, e quindi insomma c'è anche questo aspetto da raccontare. Forse qualcuno ci sarà che si è vaccinato, però insomma c'è un 2 milioni di over 50 che non hanno nessuna intenzione di farlo. E ricordiamo invece in tema di vaccinazioni l'Open Day, che sì, bravo, è in programma, Andrea, sì, nella giornata di domenica. Solo per i ragazzi dai 5 ai 19 ragazzi, anni. Esatto, due cose importanti che ce l'hanno segnalato anche dei medici che sono operativi negli hub vaccinali. Allora si parla di bambini e ragazzi. Innanzitutto c'è il tema dell'andare, non c'è bisogno della prenotazione e quant'altro. Per i minori, quindi per la maggior parte di queste persone, è necessario avere la fotocopia dei documenti di entrambi i genitori, perché altrimenti, esatto, tutta la procedura diventa più lunga, non che vi mandino a casa ma vi chiederanno di far arrivare, cioè è tutto, esatto, molto più complicato, sì, sì. Quindi ieri proprio un medico del lab vaccinale ci ha fatto sapere, ricordate ai genitori che vorranno accedere a questa giornata di Open Day, di chiaramente non è che vanno tutta la famiglia a fare il vaccino, se va un genitore ad accompagnare un minore, ecco, portare i documenti, le fotocopie dei documenti di entrambi i genitori. Una notizia tecnica ma molto utile. Sarà il Colosseo in questo caso? Sarà il Colosseo, e l'Open Day è al piano terra della pediatria di comunità presso il Colosseo in via Coriano 38, lo ricordiamo, Open Day 5-19 anni.
Ne ricordiamo anche nelle altre province, almeno quella a noi più vicina, a Cesena è in pediatria di comunità di Piazza Anna Magnani e a Forlì al primo piano della pediatria di comunità in via Colombo 11. Questo ha diffuso l'azienda sanitaria della Romagna nella giornata di ieri. Ricordiamo che l'iniziativa, essendo open day, non prevede alcun tipo di prenotazione, si può decidere di andare e ovviamente in base a quante persone si presenteranno ti sarà la fila di conseguenza. Proprio così, Andrea, permettimi di utilizzare l'ottimo lavoro del Resto del Carlino. Prego. Vorrei rimanere un attimo su questo Vai. Tema perché a mio avviso ci sfrutta aiuta. Sfrutta pure il lavoro altrui. No, sfrutto il lavoro altrui fatto bene e che ci aiuta anche ad approfondire. Sapete bene quello che è successo forse una settimana fa, 10 giorni fa, questo grande lutto che ha colpito la comunità riccionese e non solo, questo ragazzo, un cameriere di 22 anni, Davide Mohamed Berni, che purtroppo è deceduto, un malore improvviso ce lo ha portato via, aveva solo 22 anni. Ecco, chiaramente da lì immediato, perché poi le notizie oggi vengono scritte dai siti di informazione, vengono rilanciate, i quotidiani e quant'altro. Chiaramente il dolore di tante persone, dei suoi amici, ma anche di chi non lo conosceva e vedendo spegnersi una vita così giovane, chiaramente ha partecipato anche al dolore della famiglia. E poi ci sono altre persone, che queste era forse tutte le parole che mi vengono in mente non sono opportune, quindi dico solo ci sono altre persone che alla notizia della scomparsa di questo 22enne hanno cominciato ad ipotizzare che potesse essere stato il vaccino. Praticamente bene. Il commento che si legge qualsiasi cosa accada, il vaccino. Anche io chiederei anche alle anche persone anche su David Sassoli, esatto, forse ancora più cioè, pesanti, perché poi lì c'è una dilatazione a livello internazionale. Sarebbe bello anche che chi è contrario alla vaccinazione o comunque è per la libertà vaccinale intervenisse su questi temi. Oggi il Carlino intervista la mamma di Davide. Quindi pensate anche il dolore di una persona che si trova in qualche modo a dover dare una risposta a delle ipotesi assurde fatte sul proprio figlio, mentre lo sta ancora piangendo, perde la sua cosa più preziosa, la persona più preziosa della sua vita. Cosa dice la mamma di Davide? Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di cordoglio che non finiremo mai di ringraziare. Qualcuno sui social ha fatto però ipotesi non vere. Voglio quindi specificare che nostro figlio non è morto né di Covid né di vaccino, ma per una patologia congenita. A parlare appunto è la mamma, Eliana. Nel 2020, racconta la signora, pochi giorni prima che scoppiasse la pandemia, avevamo scoperto che Davide aveva un'aorta dilatata a livello del cuore. Ha fatto delle visite, poi con l'emergenza della pandemia si è bloccato tutto e non è andata avanti con i controlli perché le agende erano chiuse e poi non era semplice convincerlo perché si sa, a 22 anni i ragazzi sono sempre convinti di stare bene, si sentono invincibili. Alcuni in questi giorni hanno commentato attribuendo quanto è successo al Covid perché dicono scomparendo troppi giovani, ma io lo ribadisco, non è stato questo, né il vaccino che aveva fatto ad inizio agosto a portare via il nostro Davide, non è stato questo. Ci si può controllare sempre, ma se si sbaglia un giorno può accadere il peggio, quello che poi è successo. È assurdo che una mamma debba anche insomma giustificare la morte del proprio figlio. Ha fatto bene la signora Eliana perché ha raccontato un'intimità che non era necessario fare, come è stato fatto per Davide Sassoli, con gente che si è dovuta giustificare, amici, parenti suoi, che lui aveva avuto un problema importante che lo accompagnava già da tanti anni. È assurdo questo, però credo che ai noi, di fronte alla stupidità di tanti, sia necessario anche questo commento. Quindi ringraziamo insomma i colleghi che pur nella fatica di dover chiedere probabilmente ad una mamma anche questo aspetto, sono andati a dare una risposta anche a ciò che veniva scritto. Stop, fine. Torno invece a quello che dicevamo prima di questa presa di posizione da parte della regione, che ha incontrato anche i comuni e le province del territorio per valutare l'impatto di questa quarta ondata della pandemia anche alla luce dei recenti provvedimenti del governo, e si legge in una nota unanime la preoccupazione sulla pressione in atto sul sistema organizzativo e di risposta. E con tra l'altro il ringraziamento a quanto fatto e sta facendo il personale sanitario.
L'impegno è quello a mobilitare l'intera rete dei servizi, anche privati, e rafforzare l'autotracciamento per corrispondere, scrive la Regione, alle necessità di apertura e chiusura delle quarantene, così come condivisa è la strategia di allargare al massimo la capacità di vaccinazione rispetto ad una gestione ancora troppo complessa sul numero dei casi e a una ancora troppo limitata differenziazione tra positivi e negativi, ed è quello che dicevamo poco fa. Questioni, queste ultime, di competenza nazionale, ma su cui la Regione ha inteso ascoltare i territori prima di assumere un'iniziativa specifica in sede di conferenza delle regioni e nel confronto col governo. Per quanto riguarda la spinta alle vaccinazioni, si fa riferimento all'Open Day in programma domenica 16 gennaio, di cui vi abbiamo parlato, anche alla decisione di avviare la vaccinazione libera e senza prenotazione in qualsiasi hub o punto vaccinale per gli over 50, che quindi si possono presentare per effettuare la prima dose quando vogliono e dove vogliono, ovviamente dove si fanno i vaccini, non al supermercato. Certo, magari poi c'è anche qualcuno, come mi è capitato, insomma mi hanno raccontato, che proprio per siccome ha più di 50 anni, non ha mai avuto una dose, entra all'hub vaccinale, benissimo, non hai la prenotazione, ma non è che questo ti consente di superare tutta la fila di coloro che... No, esatto, devi fare la coda. Beh, immagino, così a naso mi verrebbe da dire che benissimo, siamo, insomma, probabilmente saranno felici all'hub vaccinale di aver convinto insomma un over 50 a vaccinarsi, però magari rispettando gli altri. Siccome qualcuno me l'ha segnalato, io così lo risegnalo un po' per fare della polemica gratuita. Occorre poi semplificare le procedure, scrive la Regione, per liberare i cittadini da fine isolamento e fine quarantena nei tempi dovuti. Altro grosso problema, leggevo un articolo tra l'altro sul Corriere della Sera di persone che hanno atteso per tampone negativo avvenuto, però con problemi di registrazione hanno avuto tempi di attesa piuttosto elevati. Senza i ritardi, come dice anche la Regione, che si verificano di fronte al numero imponente di nuovi casi e al sovraccarico di lavoro che le strutture sanitarie devono smaltire, anche nella gestione delle centinaia di migliaia di tamponi fatti ogni giorno, anche da asintomatici. In Emilia-Romagna si ricorda l'accordo con le farmacie per la chiusura delle procedure attraverso i tamponi rapidi per gli asintomatici, l'invio in automatico della relativa comunicazione e l'autotesting, che è la novità che poi scatterà, viene confermato lunedì 17 gennaio, per avviare la procedura via web in caso di esito positivo di un tampone rapido fatto in proprio. Ed è anche il motivo per cui nella serata di ieri ci dovrebbe, era stata annunciata un'oretta di fuori uso per il fascicolo sanitario elettronico, che dovrà essere aggiornato proprio per questa capacità di autotesting. Noi lo terremo monitorato questa possibilità nuova, perché ci interesserebbe capire effettivamente, ma forse lo farà la Regione, capire chi accederà a questo tipo di l'accesso possibilità alla piattaforma, al portale per l'autotesting, che potrà essere effettuato solo con quei tamponi che sono utilizzati anche nelle farmacie, quindi non quelli comprati online che magari non hanno alcun tipo di bollino di controllo, ma sono, devono essere dei tamponi di un determinato tipo, e tra l'altro c'è la lista di quelli che vengono accettati. Si scatta la foto dell'esito positivo del tampone insieme ovviamente ai documenti personali, ma possono farlo solo le persone che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione, a prescindere da quando è stata effettuata l'ultima somministrazione. Quindi non è detto che debba essere stata fatta entro 6 mesi, entro 8 mesi, entro 5 mesi, non c'è un limite per questo, ma devono averla fatta, quindi devono essere tra virgolette non no vax. Sai che cosa mi preoccupa però? È che ci sono tante persone, non so se capita anche a voi, magari raccontatecelo pure anche voi, avete questo dubbio, di persone che hanno fatto il ciclo vaccinale, magari non sono stati proprio bene, febbre, dolori e quant'altro, dicono no, io la terza dose non la faccio, assolutamente. Non vorrei che magari qualcuno di questi approfittasse di questa possibilità, insomma, alla fine di farsi un tampone positivo. Non lo so, vabbè. L'ultimo aspetto sul quale la Regione si focalizza è la questione cruciale delle risorse, e dice: alle regioni devono essere riconosciuti i fondi nazionali a copertura delle spese sostenute per fronteggiare la pandemia, costi che non possono ricadere sui cittadini né possono indebolire la capacità di risposta al virus e di protezione delle persone, così come andrebbero rivisti i parametri di classificazione dei ricoveri ospedalieri, che oggi includono pazienti che entrano in ospedale per altre patologie e poi risultano positivi ma senza sintomi.
parametri da cui dipendono le fasce di colore e quindi misure restrittive ed eventuali nuove chiusure, quando l'impegno di tutti invece, dice la Regione, e qui conclude, deve essere rivolto al contrasto della pandemia basato su dati in grado di fotografare meglio la realtà in questa fase della pandemia, che è diversa dalle precedenti. Quindi insomma si chiede una rivisitazione, che è poi quella che chiedono tutte le regioni tramite la conferenza delle regioni, una rivisitazione dei parametri non solo di conteggio dei contagi, quindi tenendo in considerazione solo sintomatici e non tutti i positivi, e anche dei ricoveri, che sono adesso al centro dell'attenzione. E qui poi si possono innestare commenti di vario tipo, perché comunque queste sono le situazioni che sono, diciamo, inquadrate in questo modo già da quando la pandemia di fatto è partita. Forse andavano sistemati in corso d'opera. Adesso si può comprendere anche qualche addetto ai lavori che dice: le regioni hanno paura di dover chiudere e quindi chiedono di rivedere. Sì, certo, è ovvio che insomma, ed è anche comprensibile. Comprensibile. Il nostro Stefano, proprio in merito alla chiusura delle regioni, ai colori che cambiano, ci riporta un messaggio della giurista Vital Bazzolini, che lui spesso cita, insomma probabilmente apprezza anche il suo pensiero, che scrive: il sistema regioni a colori nacque per un buon intento. Anziché chiudere l'Italia, restrizioni proporzionate alla gravità regionale. Sappiamo bene perché partì, ma i limiti erano palesi, dati sfasati, incompleti, regioni che comunicavano, altre che arrivavano molto in ritardo. Oggi è peggio, scrive Lazzolini, e per i vaccinati i colori non contano più. Che senso ha tenere questo sistema? E insomma, c'è l'Istituto Superiore di Sanità che frena, cioè quindi dice: no, facciamo ancora tutti i rilievi, raccontiamoli tutti, rimaniamo con questo stato di allerta, perché comunque tenere in allerta in qualche modo non ci fa perdere il bandolo della matassa. Questo dice l'Istituto Superiore di Sanità. Invece c'è chi amministra, che probabilmente si trova invece a fare i conti con tutti i limiti, e sono veramente tanti, e soprattutto tanti paradossi che arrivano con queste regole che si aggiungono. Limiti, paradossi accentuati da una mole di lavoro degli operatori, che poi allunga i tempi, acuisce gli stati d'animo delle persone e contribuisce a rendere ancora più complicato il periodo che stiamo vivendo. È come quando leggo io alcune notizie, mi acuisce lo stato d'animo. Sì, sì, grazie, perché mi hai trovato la definizione giusta. Probabilmente no, però no, insomma, per capire come tutti questi elementi, specialmente a, facciamo i conti, 2 anni? Ormai. Tra un po' sono due anni. Aspettare la fine di febbraio per celebrare 2 anni. L'inizio, secondo me. L'inizio. La fine. L'inizio. I primi casi sono all'inizio. Sì, metà. Boh, vabbè, comunque sì. Dopo 2 anni. Primi casi, ecco, a Roma e febbraio. La situazione dopo 2 anni, con queste regole che si rincorrono e queste difficoltà di interpretazione e difficoltà di applicazione, perché mettiamo sul piatto anche queste, tra qualche giorno ci saranno dei negozi che dovranno essere chiamati, lo ricordiamo, a controllare il Green Pass ai clienti che entrano. Non parliamo di grosse strutture, ma di piccole realtà. Questo avrà un'incidenza, o meglio, sarà fattibile oppure no? Spererai che non ti venga a controllare nessuno. Ricordiamo quello che ci descriveva Gabriele, che forse la soluzione è quella di quei macchinari per il controllo all'ingresso, però è una spesa, ci vuole del tempo per dotarsene, e ovviamente se tutti i negozi se ne dovranno notare, probabilmente non c'è neanche la produzione tale. Poi quando c'è tanta richiesta i prezzi aumentano e anche questa spesa aumenta ulteriormente. Cioè, i provvedimenti vanno bene, però forse alle volte si corre troppo col provvedimento senza pensare alle difficoltà di applicazione di questo provvedimento. È così, noi siamo sempre... È così, ho ragione? Ho vinto qualche cosa? È sempre molto bravo Andrea Polazzi. Ah, beh, 337-511-336 se volete commentare con noi le tante fatiche. C'è un commento che ci arriva in merito alle vaccinazioni. Il vaccino, ci scrive l'amico, va personalizzato, va fatto ad personam e non a tappeto, indistintamente, senza accertamenti e senza controlli. È giusto, cioè è giusto, perché ogni persona deve sentirsi valorizzata e rispettata per quelle che sono le sue, il suo stato di salute, la sua storia anche sanitaria, le sue paure, le sue preoccupazioni, e questo sicuramente va fatto.
È chiaro che poi quando tu spingi, perché la popolazione, molti magari vanno invece sulla fiducia di una posizione che è stata espressa magari dal proprio medico, insomma da, da uno specialista che lo segue, però è vero, cioè sicuramente ognuno di noi si deve sentire una persona anche in questo momento così, così particolare. Effetto pandemia. Che tutte le feste no, si porta via. No, purtroppo le feste non l'ha portato via la pandemia, sarebbe stato bello. No, ha portato via le feste, ha portato però, via a molti. Le feste a molti. E, diciamo che ieri c'è stata una riflessione sul tema del, dell'effetto psicologico che la pandemia sta lasciando, in particolare sui giovani, con un intervento dell'assessore alla salute del comune di Rimini, Cristian Gianfreda, che è anche presidente del distretto sanitario Rimini Nord. E c'è una valutazione sul fatto che il governo non ha rinnovato il bonus psicologo che era già, c'era già stato negli anni passati. In sostanza un aiuto che viene offerto alle famiglie che mostrano di avere delle difficoltà economiche per proprio accedere ai servizi di terapia, di ascolto, di incontro proprio degli psicologi. Ieri Gianfreda dice ci siamo rammaricati perché il governo non ha deciso di non prorogare, di non confermare il bonus psicologo, però noi come distretto sociosanitario cercheremo di muoverci e quindi nel prossimo incontro lui porterà questa all'attenzione anche degli altri rappresentanti del distretto per vedere se è possibile trovare delle risorse, proprio perché lui dice il benessere psicologico non è un lusso, non è una qualcosa che si possono permettere solo coloro che hanno le finanze per andare da un terapista privato. Poi tanti terapisti privati vengono incontro, fanno dei grandi aiuti anche nei confronti dei loro assistiti perché possano in qualche modo continuare il loro percorso, in particolare per i giovani che già un'altra volta Gianfreda aveva detto sono vittime di ansia, di depressione, di tante patologie che riguardano i ragazzi ma che in questo periodo sono veramente esplose e quindi si cercherà di fare qualcosa, di intervenire laddove il governo invece ha deciso quest'anno di non, insomma, di non metterci dei fondi sostanzialmente. Cambiamo adesso argomento. Cambiamo argomento. E ora andiamo sì. In centro storico a Rimini perché con l'accantieramento di parte dell'area del parcheggio ex Sartini sono cominciati i lavori del progetto ciclovie urbane. Uno dice cos'è ciclovie urbane? È diciamo un progetto che avrà delle conseguenze importanti anche quantomeno tra una decina di giorni sul traffico e comporterà anche dei oltre che lo spostamento del mercato dei produttori agricoli che viene effettuato proprio in quel parcheggio anche dei cambiamenti per quella che è un'area un po' cruciale anche del dibattito politico, che è quella appunto del quartiere Fiorani, via Ducale e quant'altro. Già. Allora sentiamo questo servizio. Partiranno lunedì 24 gennaio le modifiche temporanee alla viabilità in via Circonvallazione Occidentale nell'ambito della realizzazione della nuova ciclabile e della nuova rotatoria in piazzetta d'Azeglio, a ridosso del ponte di Tiberio. Sarà istituito un senso unico in direzione Mare-Monte che va verso via Valturio. I veicoli non potranno quindi più scendere in direzione del ponte e da lì in via Ducale. Modifiche anche per la circolazione nel quartiere Fiorani, dove via Olivieri sarà a senso unico in direzione centro e via Italo Flori a senso unico in direzione Parco Marecchia. La durata della mobilità provvisoria è prevista in 45 giorni. Il mercato ortofrutticolo del venerdì al parcheggio ex Sartini si sposta già da subito al parcheggio del ponte di Tiberio. All'intervento seguirà l'installazione di un varco ZTL videocontrollato nel tratto di Corso d'Augusto su via Ducale. Questo è quello che cambierà in questo breve servizio, vedremo poi se ci saranno anche in merito a questo intervento delle dichiarazioni da parte del comitato di Via Ducale. Quella è una questione che noi vorremmo approfondire ma ancora i tempi non sono maturi. È normale Andrea, cosa vuoi? Adesso ce la faremo, ce la farai prima o poi anche a portare qualcuno a confronto al tuo fuori dall'aula. A proposito di lavori pubblici andiamo anche un attimo a Riccione. Vai, perché... vai come vuoi no, Riccione. No, devo andare. Chiederei di trovare la notizia perché non è che possa andare così a memoria, però ieri mi ha incuriosito questa notizia, cioè nel senso che era stata annunciata, però c'è un lavoro che a Riccione si sta portando avanti su tanti quartieri di riqualificazione, diciamo che è praticamente concluso quello nella zona del centro studi, anche con una nuova viabilità, con dei nuovi marciapiedi. Ma è lunghissima questa cosa. Tutta la polemica anche sugli alberi che sono stati tolti, sono stati insomma ripiantumati diversi, con essenze diverse e ora si va
ad operare anche sulla zona di Spontricciolo. Fra i viali Aosta, Vercelli, Arona ed Alessandria, vado a memoria perché certo, io conosco, conosci benissimo l'area. Prenderanno il via lunedì. Dov'è Spontricciolo secondo te, Riccione? Nella, no, no, ma ti, è una domanda facile. Nella zona nord di Riccione o nella zona sud di Riccione? Proviamo un attimo, perché vuol dire che quando ti ho accompagnato in giro per Riccione a farti conoscere... Sud. No. No, era la mia seconda ipotesi, nord, infatti. E nord, due. È il primo quartiere che trovi venendo ma da non Rimini. Non c'è scritto. Non c'è scritto, perché a Rimini ci sono scritti i quartieri, sì. La Gaiofana, c'è, sì. C'è scritto. Vabbè. C'è scritto, c'è Miramare, Bella, ci sono i cartelli. Ma non sono con scritto proprio frazione di Rimini. Quelle sono frazioni, è diverso. Comunque va bene, Spontricciolo, zona nord di Riccione. C'è scritto Riccione frazione di Rimini. No, non c'è scritto perché... questa era cattiva. Vorrei dirti e so che mi odieranno in tanti per averla adesso. Da 100 anni Riccione non è più proprietà davvero? Di Rimini. 100 anni? Sì. Li festeggiamo quest'anno, sappilo. Mamma mia, siete coetanee. Yes. Per il quartiere di Spontricciolo un investimento complessivo di 1.430.000 euro, con l'obiettivo, e questo lo spiega l'assessore ai lavori pubblici Lea Armeti, di risolvere una situazione di trascuratezza delle strade dei marciapiedi e abbattere le barriere architettoniche. Questo è l'obiettivo. Cosa poi si farà? Ah, devo andare a leggere. Vai un po' a dire due cose, insomma. Immagino quindi marciapiedi ma nuovi. Ma l'hai scritta tu questa notizia? No. Ecco. In particolare l'opera consiste in una rigenerazione del quartiere con il rifacimento dei marciapiedi, l'abbattimento delle barriere architettoniche delle aiuole per filari di nuovi alberi tra i viali che avevamo menzionato in precedenza, e poi c'è tutto l'elenco dei viali che saranno coinvolti. Lo stato dei marciapiedi si presenta spesso dissestato a causa della presenza di diverse tipologie di arbusti che nel tempo hanno sollevato la pavimentazione, quindi si andrà ad agire anche su questo, e si andrà poi a realizzare una nuova rete costituita anche da nuovi cavidotti a predisposizione per le, insomma, la corrente elettrica e quant'altro, uh-huh. E per le telecomunicazioni arriva la fibra ottica, esatto, e saranno sostituiti anche le illuminazioni, adesso li chiamano tutti corpi illuminanti, esatto, bello. Un po' come quando io arrivo in una strada buia e il mio corpo si la illumina. Io ho un corpo illuminante, dicevo che si illuminava, no? Che chiamami LED. Ti chiamerò LED, va bene, poi dopo ti dico anche cosa significa l'acronimo, ma lasciamo stare che cosa sono neanche... Dire? No. È una cosa brutta allora. Il mio acronimo per LED, ma non te lo dico. Invece di lavori in lavori andiamo ancora più in zona sud, andiamo al villaggio Argentina, facciamo anche un po' di comunicazione di servizio, perché anche lì partono i lavori per una pista ciclopedonale importante, perché andrà a riunirsi anche alla pista ciclabile Riccione Tavoreto, sono 100 metri, ma sono 100 metri molto pericolosi, per cui probabilmente i cittadini sono contenti di questi lavori in corso. È un progetto finanziato dai fondi, con parole tue, tranquilla. Volevo trovare una parola giusta, dei fondi regionali di Bike to Work 2021. Bike to work. Che è questa, andare questo in finanziamento bici al regionale, sì, cioè nel senso garantire alle persone la possibilità di andare, cioè che vengono finanziati anche tanti lavori, certo, su Rimini sempre con questo Bike to Work. Non vuoi parlare di politica, Riccione? Parliamo di politica. Perché ieri, certo, sono arrivate tante note. In realtà in questo momento si sta muovendo, diciamo, il centro-sinistra o comunque questa coalizione allargata, se poi sarà confermata fino alla fine. Siccome ci sono tanti amici riccionesi che ci ascoltano, in passateci modo, se delle volete, notizie, esatto, sotto banco, assolutamente anonimo, fateci sapere che cosa bolle in pentola. A noi perché... le segnalazioni anonime piacciono tanto, cioè potrebbero non essere anonime, cioè noi vi conosciamo ma non diciamo che ce l'avete fatta avere voi la notizia. Comunque andiamo per gradi. Sono intervenute ieri, sì, diciamo che le novità partono dall'incontro che c'è stato 3 giorni fa, mi sembra, lunedì sera, di questa coalizione allargata tra chi era presente fisicamente, chi in videocollegamento, tutti del PD comunque, che ha visto, sì, appunto, esponenti del Partito Democratico, ma si è parlato anche della possibilità di aprire questa coalizione ad altre forze civiche o politiche per compattare, diciamo, tutta l'opposizione a chi è attualmente al governo della città, e quindi su tutti, diciamo, le realtà più strutturate, il Movimento 5 Stelle e anche Riccione Civica con il suo consigliere Del Bianco, e poi via via anche altre realtà che sono nate negli ultimi, esatto, mesi. Tra l'altro ieri, con alcune dichiarazioni riportate dai quotidiani, dove si parlava anche di un nome che potrebbe, sul quale si potrebbe già trovare eventualmente una convergenza sul finire di questo mese. Ma per fortuna molti ci ascoltano in radio e non vedono la mia faccia. Ma
Andiamo per gradi. Ieri sono intervenute appunto Riccione Civica e Movimento 5 Stelle, che hanno un po' una matrice comune. Infatti quello che dicevamo, Andrea Del Bianco, no? È stato il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Certo. E ricordiamo anche che insomma questa frattura che era nata in seno al Movimento 5 Stelle aveva portato per alcuni periodi, per oltre un anno, forse un paio d'anni, anche all'assenza del Movimento 5 Stelle nello stesso consiglio comunale. Ora è rientrato con l'avvicinamento di alcuni consiglieri. Quindi diciamo che forse anche questa frattura, se si andrà in una coalizione unita, in qualche modo si andrà a ricompattare. Basta, non bisogna guardare le fratture del passato. No, guardiamo le distorsioni. Fratture del futuro. Andiamo. Allora, Riccione Civica pronta a contribuire alla costruzione di una coalizione forte e credibile. Questa è la nota del suo coordinatore Andrea Del Bianco, che vi abbiamo menzionato. Abbiamo investito in questi mesi tempo e sforzi affinché i valori di cui siamo portatori da sempre possano emergere, e siamo d'accordo col PD quando dice che l'area civica dovrà esprimere il candidato. Per noi è il come che farà la differenza ed è la questione fondamentale sulla quale verte il costante confronto. Questo diciamo che è il cuore dell'intervento di Del Bianco. Ricordiamo tra l'altro che, se non sbaglio, qualche ammiccamento c'era stato invece tra Riccione Civica e Rete Civica, che in realtà è un po' distante dalle posizioni del centro-sinistra. Io ricordo insomma che prima di passare in Fratelli d'Italia in Rete Civica c'era anche il sindaco attuale di Coriano, Domenica Spinelli, certo, al tempo delle regionali del 2020, del gennaio 2020. Quindi insomma lì sembra una matrice un po' diversa, quindi bisognerà ben capire anche come evolverà questa situazione. A stretto giro è arrivato anche l'intervento del Movimento 5 Stelle, un intervento firmato dal senatore Croatti, dalla consigliera comunale riccionese Ruggeri e dal referente sempre della Perla Verde Daniele Tomassini, che parlavano di un incontro tra l'altro promosso nella serata di ieri in quella di Riccione con un esponente della Commissione Industria, Commercio e Turismo, ma si approfittava di questo annuncio per parlare dell'evoluzione del dialogo elettorale. Beh, lì, se non sbaglio, Croatti, adesso ho sotto mano l'intervento, dice: il nome non è importante, che è un po' quello che diceva anche a Rimini quando c'era stata il tira e molla. Però ricordiamo la convergenza, in sostanza, sintetizzo, deve partire dal programma, dal progetto politico che deve unire, poi il nome non è importante ma deve essere civico. Però facciamo una riflessione, perché è storia recente. Nonostante i tentativi fatti sui due comuni più importanti che sono andati al voto nelle ultime elezioni, stiamo parlando di Rimini e Cattolica, la convergenza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico non c'è stata. Ma come accade per le gomme, le convergenze vanno registrate. Esatto, ogni tanto. A Rimini sappiamo bene Movimento 5 Stelle che ha appoggiato la candidatura di Gloria Lisi. Tra l'altro Movimento 5 Stelle che una coalizione che ha portato a due esponenti in Consiglio Comunale a Rimini, ma nessuno del Movimento 5 Stelle che ha ottenuto obiettivamente un risultato deludente su Rimini. A Cattolica c'è stata qualche prova, soprattutto da esponenti di partiti fuori Cattolica, di far avvicinare la posizione del PD ad una possibile ricandidatura, che poi c'è stata, dell'ex sindaco Mariano Gennari, ma anche lì hanno spiegato molto bene le componenti cattolichine del Partito Democratico, non era possibile fare convergenza, e quindi si è andati a correre separatamente, con la vittoria poi della candidata del Partito Democratico, Franca Foronchi. Per cui due tentativi che sono falliti. Poi è vero che i movimenti, i partiti in ogni comune hanno una loro vita e hanno una loro storia, e magari c'è più convergenza in un comune rispetto ad un altro, e quindi forse magari a Riccione Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, proprio con questa idea di coalizione larga, potrebbero trovare un'intesa. Però vediamo. Cioè non è così scontato, ecco. No, assolutamente non è scontato. Come ti dicevo, tornando all'argomento d'apertura, c'è un nuovo intervento dell'avvocato Erbetta. Il tema appunto è l'omicidio di Nicola Donadio, avvenuto due mattine fa in quel di Misano. Vi avevamo raccontato in apertura come da una parte l'avvocato Erbetta, che aveva tutelato la vittima, aveva fatto presente come la tragedia si sarebbe potuta evitare, visto che nei mesi estivi aveva presentato, a seguito anche di alcune diverbi anche piuttosto violenti tra i due, la richiesta appunto di assegnare a Donadio una casa popolare, per la quale aveva già fatto richiesta tra l'altro, oppure di separarli, comunque di dividere queste due persone, tra le quali insomma non correva buon sangue. Uno dei due si era mostrato anche piuttosto acceso, diciamo, usando un eufemismo,
eufemismo, tra l'altro proprio per, a causa di questo diverbio è nato poi l'omicidio, l'efferato omicidio di due mattine fa. La risposta dell'amministrazione comunale sul fatto che insomma tante richieste di quel tipo vengono fatte, come quella dell'avvocato Erbetta per il non suo, c'era stato nessun intervento della magistratura, non c'erano stati interventi della magistratura ma solo una querela di parte, e poi insomma l'invito a non strumentalizzare, ecco, da parte del sindaco Piccioni. Arriva una risposta dell'avvocato Erbetta, che fa presente come il dubitativo sulla sua lettera inviata non sia da prendere in considerazione. Lui dice che ha inviato appunto la PEC, l'ha in mano insomma con la data, alle ore 10:44 del luglio scorso, del preciso giorno del luglio scorso. E quindi dice: pertanto le formule dubitative utilizzate nel comunicato del singolo del sindaco sull'invio della suddetta lettera sono fuori luogo e non veritiere. E poi lui dice: nella lettera veniva allegata la querela del signore Donadio, nel testo veniva evidenziato il terrore con cui viveva e la richiesta di poter spostare l'aggressore e di trovare una casa popolare per Donadio. Sentire il sindaco dichiarare che tale lettera era una delle tante innumerevoli segnalazioni e richieste di aiuto che il comune riceve e pertanto legittimare anche la sola mancata risposta alla stessa con tale giustificazione non è una cosa normale per un'amministrazione efficiente, dice Erbetta. Ancor più se si pensa che allegata alla lettera c'è la querela sporta con la descrizione minuziosa dell'accaduto. Non era una semplice segnalazione ma una vera richiesta di aiuto che è stata totalmente ignorata. Invece insomma è arrivato un silenzio assordante. Queste le parole dell'avvocato Erbetta, che aveva seguito appunto la vittima di questa tragica tra l'altro lui vicenda. Lancia un appello all'amministrazione misanese ad aiutare adesso la famiglia e i figli del signor Donadio. Sappiamo era separato, però aveva quattro questi figli. Sono minori, per cui probabilmente insomma ci sarà anche una partecipazione come insomma parte civile dell'ex moglie. Lei essendo appunto ex moglie magari non godrà di diritti rispetto a quanto è accaduto, però invece i figli, soprattutto i figli minori, insomma speriamo possano essere tutelati nel modo migliore, per cui importante anche questo appello dell'avvocato. Noi abbiamo ancora una decina di minuti e li sfruttiamo al meglio, soprattutto per parlare di noi, di noi nel senso della nostra emittente. Perché dopo la partenza ieri sera di Icaro Volley con questo programma dedicato al movimento pallavolistico, tanti ospiti ieri sera, tanti messaggi e anche insomma la partecipazione di giocatrici di vari campionati che si sono espresse su tanti temi che riguardano proprio la pallavolo. Domani sera invece torna puntuale l'appuntamento con Tana Libera Libri, un programma che coglie il favore di tante famiglie del nostro territorio che non hanno più bisogno di presentazioni ormai. Esatto, che hanno apprezzato il modo in cui si può parlare ai bambini e alle famiglie raccontando le storie. Ma vediamo qual è il tema che domani sera la squadra, condotta mirabilmente da Alessia Canducci, ci porterà in TV. Tana Libera Libri, la formica si fa generosa. Rivoluzione. Guarda, ce lo daresti il punto di vista delle formiche? Ma eccola, la valigia di Gianni. Pensa che tra gli autori di questo libro introvabile c'è anche Alberto Manzi, il grande maestro che ha insegnato tante persone a leggere e a innamorarsi dei libri. Tana Libera Libri, Tana Libera Libri. Ecco, se non la canticchiavi l'appuntamento del venerdì richiede che io faccia questa piccola performance canora. Lo so che ci hai preso gusto. Sì, volevo essere inserita tra le co-conduttrici di Sanremo insieme ad Amadeus, ma ho ascoltato con attenzione il TG1 in un paio di serate e non è stato fatto ancora il mio nome. Attendo. Attendi pazientemente, vedrai che prima o mi poi mi attacco alla tenda e chissà, cioè, attendo. Chissà con quale meteo potrai attendere questo evento, questa chiamata. Secondo te c'è il sole? Secondo me qualcuno potrebbe saperne. Allora, io ti dico solo che lui ha sfidato le intemperie. Più che le intemperie, il freddo polare. Ma probabilmente si è congelato ed è rimasto lì. Può darsi. Freeze. Andatela a cercare al bagno 99 il nostro Roberto Nanni, che da lì ci porta a capire che cosa succederà a livello meteorologico nel fine settimana.
Mentre gli ultimi refoli di aria fredda abbandonano la nostra regione, l'espansione di un campo di alta pressione sarà garanzia anche per questo fine settimana di giornate pienamente stabili e soleggiate. Questo robusto anticiclone, espandendosi verso est, porterà per tutta la penisola italiana un clima decisamente mite, specie sulle zone montuose. Un retrofronte dell'inverno che vede alzare lo zero termico a quote insolitamente alte per il periodo, portando la colonnina di mercurio fino a raggiungere i 10 gradi a 1000 metri. Questa condizione sulle pianure potrà favorire l'escursione termica con fredde mattinate e con un clima più temperato nel pomeriggio. Anche per la prossima settimana non si vedono grossi stravolgimenti, se non che queste condizioni atmosferiche stabili potranno favorire delle formazioni di banchi di nebbia e degli addensamenti bassi lungo le pianure, con la possibilità di un incremento degli inquinanti. Quindi per questo fine settimana ci possiamo attendere dei cieli ampiamente soleggiati, se non qualche disturbo nella giornata di domenica, con degli annuvolamenti temporanei. La possibilità di formazioni di foschie e banchi di nebbia lungo le pianure settentrionali, con degli addensamenti, specie nelle ore più fredde della giornata. Le temperature si potranno attestare con dei valori minimi in aumento tra gli 1 e i 3 gradi lungo i litorali, con meno 1, meno 2 gradi nelle zone di aperta campagna, mentre le massime si potranno raggiungere tra gli 8 e i 10 gradi sulle pianure e tra gli 11 e i 13 gradi tra valli e crinali. La ventilazione, soffiando debole dai quadranti occidentali, manterrà un moto ondoso generalmente poco mosso. Bene, per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. Un caro saluto da Roberto Nanni. Meraviglioso questo suo sfidare le intemperie, deve essere veramente freddo mentre faceva queste. Quindi se passate da quelle parti e vedete una statua a forma di Roberto Nanni, probabilmente è lui che si è congelato notte tempo. Portatevi dietro un phon e provate a scongelarlo. Con una e noi lo ringraziamo perché lo fa per noi, cioè nel senso è un regalo che Roberto fa per noi, quindi insomma veramente capace di sfidare anche le temperature più gelide di queste giornate, ma tornerà il sereno e tornerà anche un po' temperature più miti con questo sole che ci accompagnerà, quindi io attendo la chiamata di Amadeus con il sole. Mi permetto di fare un po' di autopromozione, oltre alla notizia che sai che io devo dare tutti i giorni, sull'appuntamento di questa sera invece alle 20.35 con i giorni della chiesa, visto che tanto si parla di pandemia ma anche legata alla scuola. Noi questa sera avremo la possibilità di entrare a scuola, sia nella scuola dell'infanzia, che nella scuola media, che nella scuola superiore, ma grazie agli insegnanti di religione che verranno a trovarci. Avremo 4 insegnanti di religione che ci racconteranno. Quindi fai la dada ai giorni della chiesa? No, cioè, vengono in presenza. No, lo so, però nel senso che tengono lezione dai nostri studi a tutti quelli che sono a casa. Tra l'altro, come sai, gli insegnanti di religione mediamente incontrano 18 classi alla settimana negli anni magari in cui hanno insegnato, per cui molti di loro probabilmente, o perché siete genitori o perché magari siete stati loro ex alunni, potreste averli incontrati. Questa sera alle 20.35 parliamo di scuola con il preziosissimo lavoro fatto dagli insegnanti di religione. Sono tantissimi nel nostro territorio, diciamo che noi ne abbiamo insomma scelti alcuni per venirci a raccontare un po' come vivono questo tempo così particolare. Poi allora, arriviamo alla notizia. Sì, senza patente né assicurazione scappa all'alto della polizia locale di Riccione. No, lo leggo perché appena arrivati in redazione, automobilista rintracciato, sanzionato e denunciato. Era alla guida senza patente, senza assicurazione, senza revisione del veicolo, ha visto un posto di controllo e cosa ha pensato di fare? Giro. Esatto. Svolto. Di evitarlo. È accaduto sabato scorso all'altezza della rotatoria di Viale Berlinguer, dove una Mini è stata avvistata grazie al Targa System, alla dotazione di telecamere del comune di Riccione sui varchi strategici. Al passaggio della vettura sui terminali della centrale operativa della polizia locale si è accesa la spia di alert, quindi veicolo senza assicurazione, immediata la comunicazione e la pattuglia quindi è partita. L'auto segnalata però all'ALT della municipale, della polizia locale, invece di fermarsi ha scartato la pattuglia e si è data alla fuga.
Il tentativo però di sottrarsi al controllo è durato pochi minuti perché due pattuglie della polizia locale, coordinate, non riesco a leggere oggi, coordinate dalla centrale operativa, sono riuscite a bloccare la mini in una traversa tra viale Carpi e viale Romagna. Vicino a casa mia, dove c'è il Conad. Tu hai una mini? No, non ho la macchina, sicura? Lo sai. L'automobilista è un cittadino russo di 50 anni, privo di patente, solo con un documento di guida rilasciato dall'Ucraina, ma mai registrato in Quindi Italia. Quindi diciamo, da via Berlinguer, zona A14, ingresso dell'autostrada, l'hanno beccato vicino alla zona... Un verbale molto esiguo da 6.000 euro a dover pagare. Aia, quasi meglio pagare l'assicurazione. Direi di sì, anche per più anni probabilmente. Allora, mi vengono in mente due notizie. Due? Due. Uno, perché hai citato polizia locale, domani la polizia locale a livello nazionale c'è questa protesta, ma manifesterà anche a Rimini con un presidio davanti alla prefettura, deciso questo sciopero dal sindacato autonomo di polizia locale, non vorrei sbagliare a dire il nome, però domani ci sarà questo presidio, la preoccupazione è per il loro contratto e anche per come vengono considerati rispetto anche ad altre forze di polizia, quindi domani ci sarà questo presidio. Un'altra notizia che mi viene in mente oggi, salvo ulteriori rinvii, dovrebbe esserci la sentenza per Aeradria, per cui rimanete sintonizzati sui perché nostri siamo media. Non siamo. Però magari cercheremo di avere qualche notizia in merito, perché il nostro Lamberto si è proprio segnato la data, per cui insomma dovrebbe esserci oggi la sentenza che vede, come sappiamo, coinvolti anche rappresentanti, ex rappresentanti delle istituzioni del nostro territorio e non solo. E adesso la notizia che dobbiamo dare tutti i giorni, Andrea, ce lo siamo ripromessi e lo faremo. Tra un po' non lo diremo noi, lo diranno, ci sarà un apposito spot per va ricordarlo. Benissimo, intanto lo dico io. Da marzo il direttore 2022 Icaro TV cambia canale perché dal canale 91, dove adesso magari non è sempre semplice arrivare con il telecomando, da marzo saremo sul canale 18, quindi facile, diventiamo maggiorenni con il canale 18 ed entriamo nel primo slot, perché adesso lo userò sempre questo termine super che ti piace slot. Tanto, nel primo slot di televisioni locali dell'Emilia Romagna, quindi il primo è dal 10 al 19 e noi ci siamo lì tra ma i primi. Ma possiamo scalare la classifica? No. Cioè, rimaniamo se siamo al 18. Più belli, poi passiamo al 17, al 16. Guarda, io non so se poi venderanno altra banda per il 6G, il 7G, l'8G, per il momento e credo per qualche anno, da marzo 2022 saremo sul canale 18 e non ci troverete solo in provincia di Rimini, ci sono tanti amici che ad esempio ci seguono da Savignano, da Cesena, diciamo dalla Romagna, lo fanno spesso sui social perché non ci si vede. Dall'Australia comunque bisognerà continuare a seguirci sui Caroplay, però diciamo che invece gli amici... Gli Emirati Arabi Uniti? Anche lì, Caroplay, se invece volete vederci in televisione, in giro per l'Emilia Romagna, ovunque voi siate, andate a trovare degli amici, andate all'università, lavorate fuori sede durante la settimana, Icaro TV sul canale 18. Ci vado. No, nel senso ci seguono? No, però vado io. Va bene, vai a sistemare le antenne delle case. Sempre Icaro Play comunque, anche se abitati in Alaska. Sempre lì. 10:30 minuti, noi chiudiamo qui la nostra settimana di fatiche, ci ritroviamo... Fatiche. Fatichissime. Facciamo uno dei lavori più belli del mondo, ma quello ringrazio. Quello lo farai tu. Bene, tra pochissimo... Io poi devo andare a pulire i bagni qua, tanto puntata... non lo sanno quello che devo fare dopo. No, tu dopo, hai solo smontato l'albero. Devo dopo averlo smontarlo. Non l'hai ancora smontato? Ma in fondo al corridoio bastava guardare. Mi sembrava l'avessi smontato. Pensavo di farlo allora, a agosto. No, va fatto, entro oggi va fatto. Entro oggi. questa è la schiavitù a cui sono sottoposto. Bene, noi ci ritroviamo lunedì. Sì, sì. Ora gli amici di Faccio Cose Vedo Gente, grazie per averci seguito, grazie per i vostri messaggi, saluti e la vostra partecipazione. Volete aiutarmi a smontare l'albero? Potete via Cairoli 69. Ci vuole, non serve neanche il Green Pass, pensate, uno dei pochi posti che al bello. Momento. Ho chiesto a Alexa se mi aiutava. Buona giornata giorno. A tutti. Tempo reale. L'informazione in diretta della provincia di Rimini.